dunque ha cominciato a piovere. E quest'acqua, probabilmente essendo di volume molto sostenuto, potrebbe in qualche modo infastidire la registrazione. Per cui ritengo sia necessario, in fase di editing, migliorare il volume. Va bene, le tue cuffie le ho sistemate. Adesso devo dedicarmi a creare ulteriori torce, perché vorrei completare l'illuminazione. Dovrei avere ancora un bel po' di carbone da qualche parte. Adesso andiamo a fare un po' di compagnia a Gertrude. Mi dispiace Gertrude, non avrai un compagno. Ah, era un po' che non mangiavo. Ok. Che faccio? Momento, io là sopra ho usato un blocco arancione. Devo andare a fare una modifica probabilmente. Vediamo se c'ho un blocco rosso. Sì. Ok, non devo levare questo blocco trasparente, è un peccato, ma devo dare uniformità alla cosa. Ok, e visto che mi trovo qui a farmi una doccia, mettiamo anche il resto delle torce. Questa pioggia però sta scassando i maroni in modo enorme. Ok, adesso tutto uniforme. Allora, adesso mi divertirò a piazzare in modo artistico le restanti torce in modo da ottenere un effetto luminoso diffuso. Così almeno qui non dovrebbero scolare rompicoglioni. Allora, le torce le potrei mettere così. Però poi non le posso mettere equamente. Allora, facciamo una cosa. Mi conviene mettere le torce nelle scanalature. In modo che posso metterle qua. Ma l'effetto è gradevole. Voi che ne pensate? Ma naturalmente se avete dei consigli estetici che posso realizzare e che e vorreste contribuire a migliorare, io sono aperto a ogni tipo di consiglio. È notte, piove, forse mi dovrei andare a dormire. E infatti, adesso che ho dormito, la pioggia ha finalmente smesso di cadere e di triturarmi i coglioni.
Adesso mi posso dedicare all'innalzamento del mio grosso mastodontico ego. E ho deciso di usare la diorite per innalzarlo. Come al solito, userò il granito per creare l'anima centrale del... Dove cazzo sta la scaletta? Mi sa che ho coperto la scaletta. Ok, facciamo così. Ecco, la scaletta sta qui. Ora mi serve un po' di granito per innalzare. Ok, ritengo che la base di partenza sia effettivamente pronta. No, la scaletta là non è il caso di metterla perché voglio metterci una botola. E adesso, se cado da qua mi faccio proprio male. Adesso ritengo che devo creare una struttura tale da potermi allargare e creare per l'appunto un contrasto, una piramide rovesciata per completare l'opera. Fanculo. Vabbè, si può eliminare tranquillamente questo problema. Completiamo il bordo in granito. Stavo pensando, per riempire questa base, che cosa mi conviene usare? Altra diorite? O sempre il granito? Perché tanto rimarrà invisibile, perché verrà coperta da un ulteriore strato. Quindi, cosa posso usare? Visto che di diorite ne ho in abbondanza, mi conviene usare come al solito la diorite per il momento. E naturalmente l'anima centrale sarà sempre in granito. Ok. Ora devo prendere una scaletta. Mi sa che ho fatto questa scaletta un po' troppo lunga. Se voglio innalzare ulteriormente la torre, devo ricordarmi di differenziare le scalette in modo da non creare un troppo alto problema. Quindi è meglio farlo subito. Ecco fatto. Lì ci vuole la botola, quindi non devo così le scalette. Il prossimo strato che cosa potrei utilizzare? Domanda retorica. Ho usato il granito, ho usato la diorite, adesso utilizzerò l'andesite. Allora, costruiamoci il bordo. Però mi sto accorgendo che il video sta diventando un po' lunghetto, per cui la completazione di questo segmento con molta probabilità la farò vedere nel prossimo episodio. Se vi piace il mio lavoro, gradirei un like, ma solo se lo volete lasciare, non è che siete obbligati. Tanto a voi non vi costa niente.
solamente ho la gratificazione per tutta la fatica che sto facendo. Se mi va, sai se è degno. Come dice sempre un proverbio, siete voi a decidere, non gli altri. A presto, ragazzi.